Bella gazzettari, ritorniamo con un nuovo episodio della mia rubrica nella quale vado ad analizzare alcuni dei fighters della UFC, punti forti e punti deboli. Episodi precedenti, Marvin Vettori, Gliri Prohaska, l'episodio precedente, Giuliana Pegna, punti forti, oggi andiamo a vedere i punti deboli. Se vi siete persi alcuni degli episodi precedenti li potete andare a trovare nella playlist all'interno del canale. Quindi i punti deboli di questa Giuliana Pegna, attuale detentrice della cintura dei Bantamweight, che ha da poco, quell'11 dicembre, sconfitto la campionessa, campionissima Amanda Nunes. Non perdeva dal 2014, ragazzi, però adesso andiamo a vedere i punti deboli. Quali sono gli aspetti che Giuliana Pegna potrebbe migliorare? Mettiamola così. Prima di iniziare, però, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollice in su per sostenere il mio lavoro, a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e soprattutto la live del venerdì che in questo 2022 ci seguirà ogni singola settimana. Venerdì, ore 9, ragazzi, non scordatevelo. Sigla e si parte! Sit by myself, talking to the moon. Pull up the single and turn up. Pull up the single and turn up. Allora, ragazzi, andando ad analizzare questa fighter, è dura trovare punti veramente, veramente carenti. Perché in piedi è solida, molto solida. A terra è bravissima, soprattutto nelle sottomissioni. Ha un volume di colpi elevato, è brava nei takedown, ha un valore di precisione abbastanza elevato per quanto riguarda lo striking, quindi è completa. È bella anche da vedere combattere, ha un'ottima tecnica, è fluida. Quindi diciamo una fighter davvero tutto tondo che finalmente è arrivata alla cintura, però se ci sono proprio due aspetti che secondo me potrebbero essere migliorati sono la difesa dai takedown, perché ha una percentuale di difesa da takedown abbastanza bassa, solo 22%, e poi per ritornare sul punto analizzato nel primo video, la percentuale di tentativi di sottomissione effettuati ogni 15 minuti, quindi quante sottomissioni tenta sta fighter in un match da 3 round. Un valore di 0,9 che è abbastanza elevato, i top stanno sopra l'1%, e secondo me lei dovrebbe cercare di aumentare questo valore per avere ancora più possibilità di portarsi a casa gli incontri per sottomissione, perché comunque, ragazzi, 0,9 takedown tentati ogni 15 minuti, 6 vittorie per sottomissione in UFC, quindi è davvero efficace ed efficiente nell'effettuare le sottomissioni, solo che non ne tenta a sufficienza, secondo me dovrebbe provare qualcosina in più. E poi la difesa da takedown, che potrebbe essere un elemento che in caso venisse migliorato potrebbero renderla davvero solida su qualsiasi aspetto del combattimento dal mio punto di vista. Sono curioso di vedere come andrà a finire il prossimo incontro con Amanda Nunes, perché questo duello non si fermerà a quella sconfitta dell'11 dicembre, e quindi ragazzi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao belli!